Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi mi è venuta voglia di fare un trucco bello forte, tipo uno smokey eye, non lo so, adesso vedremo. Ma avevo anche voglia di chiacchierare con voi e quindi mi sono detta, uniamo le due cose. E in generale stavo pensando di far diventare un po' i video make-up un po' più chiacchiericci, perché altrimenti aspetto sempre di filmare un vlog per parlare con voi quando ho tante cose da raccontarvi. E quindi secondo me può essere una buona idea, ma fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Quindi inizio nel frattempo e tra l'altro volevo provare questo Lip Maximizer di Dior, che sapete che prima di iniziare a truccarmi, e ovviamente Denver non può mancare mai, io appena premo Rec, tac, te lo arriva. E questo dovrebbe essere uno di quei prodotti che ti fa, che rende le labbra più voluminose. Vediamo se funziona. Tra l'altro, ragazzi, mi devo preparare per questo appuntamento così importante che ho questa sera, cioè stare in soggiorno con i gatti. Penso che ordinare una pizza. Comunque, per adesso un pochino pizzica questo prodotto. Allora, metto il primer, che è quello di Rimmel, il matte primer. Non so perché, ma oggi mi ha preso questa roba che in realtà volevo filmare un vlog e poi mi sono detta: no, oggi voglio fare un trucco, uno smokey eye, una roba, cioè, perché non so nemmeno più quanto tempo è passato dall'ultima volta che ho fatto un trucco utilizzando degli ombretti. In questa quarantena uso praticamente solo, faccio solo la base, il mascara e le sopracciglia, vabbè, il rossetto. E quindi oggi ho proprio voglia, ragazzi, di truccarmi e di fare un trucco un pochino più intenso. Ovviamente divento rossa come un peperone quando tocco la faccia. Penso che stia funzionando perché le sento tutte, non lo so, pizzicose e fredde le labbra. Allora, come fondotinta, tra l'altro, ragazzi, ho un sacco di cose da raccontarvi per quanto riguarda gli eventi paranormali. Voi non avete idea di cosa è successo in questi giorni. Io non filmo un vlog per, cos'è, tre giorni, non ho filmato vlog. Vi devo aggiornare su un sacco di cose. Mamma mia, mamma mia. Allora, fondotinta sto usando per la prima volta, provo Hello Happy in versione liquida. Cioè, in versione liquida, ma per questa è la versione brightening, quindi la versione illuminante. Spero che non sia troppo illuminante per la mia pelle. Io di solito preferisco la versione naturalmente matte. E tutti i fondotinta Benefit in linea generale sono un pochino troppo giallini per me, quindi vi avviso già da adesso che molto probabilmente questo non sarà esattamente il mio colore. Cioè, in realtà è il mio colore, ma non il mio sottotono. Quindi il 2, di solito in realtà un mix tra l'1 e il 2 sarebbe più ideale per me. Questo è il 2, ma penso che come sottotono non ci siamo. Diciamo che è il giusto, dai, copre il giusto, però se ho un sacco di imperfezioni non posso utilizzarlo, perché non mi copro abbastanza. Comunque, ragazzi, allora inizio a raccontarvi. Ho appena realizzato che adesso non posso coprire le labbra perché ho messo questo prodotto, perché di solito io vado ad azzerarle, vabbè, lo faremo dopo. E ragazzi, volete che vi racconti cosa è successo? Vi racconto cosa è successo. Non mi ricordo quale delle due cose è successa prima. Ah, sì, ok. Allora, mamma mia, ok, allora. E vi giuro che non me ne invento, eh. Cioè, vi giuro, preferirei che non fosse vero, ma è vero. Allora, sono andata a dormire, non so se era venerdì o sabato, penso venerdì, e io sul comodino ho sempre la bottiglietta d'acqua, anzi, già che parliamo di bibita. Coca Zero ci sta sempre. Ok, io ho sempre la bottiglia d'acqua sul comodino, adesso capirete perché ve lo sto dicendo. Ok, vado a dormire. La porta era chiusa, che non ditemi sono i gatti perché i gatti non dormono in camera con me, la porta è chiusa. Praticamente mi metto a dormire. Ovviamente ho sempre un po' una luce accesa perché altrimenti ve l'ho detto sono una fifona, quindi dormo da sola e quindi non spengo tutte le luci. E allora mi metto a dormire, mi sdraio. Nel momento in cui mi sdraio, cioè quindi un secondo proprio così, avevo la bottiglietta d'acqua, che è una bottiglietta di vetro, in quel caso era una bottiglietta di vetro, e ragazzi, e sento, no, come ve lo faccio questo rumore? Così tipo, due volte sul vetro della bottiglia d'acqua a due, non so, a 20 centimetri dalla mia faccia. Volete sapere qual è la cosa strana? Più di tutte, la cosa più strana di tutte è che io non mi sono spaventata, non so come sia possibile,
perché sono una fifona number one, ma non mi sono spaventata, non so come mai, non avevo una sensazione brutta, però era strano, quindi mi sono un po' come guardata attorno, ho guardato la bottiglietta, ho detto, ma cioè, com'è possibile, no? E non era tanto vicino a me da poterla toccare, cioè non ero io che ho fatto quel rumore. E poi ho pensato, boh, forse veniva da fuori, ma ragazzi non veniva da fuori, era proprio là, cioè il rumore era là, era la bottiglietta, perché era un rumore di vetro, tipo così. Due suoni così. Potete immaginare. Non riesco a trovare una spiegazione logica, ovviamente, a questo suono. Non capisco, cioè, è come se non fosse mai successo niente e adesso stanno succedendo un sacco di cose, ragazzi, qua in casa. E adesso vi spiegherò perché non è mica l'unica. Però questa è veramente una cosa che io non so spiegare. Adesso tutto può avere una spiegazione, quello che volete, ma io non so dare una spiegazione a questa cosa. Ed ero lì a guardare la bottiglia, non si è mossa, almeno io non l'ho vista muoversi, e la guardavo e pensavo, ma com'è possibile? Com'è possibile? Però, e poi mi è venuto in mente e ho pensato, perché non ho paura? Che strano che non ho paura. E ero tranquilla, tant'è che dopo un po' mi sono anche addormentata, ragazzi, e ho pensato, mamma mia, ve la devo raccontare sta cosa, non ci crederete. E niente, poi mi sono addormentata. Non so, onestamente penso che qualcosa a questo punto in questa casa ci sia, ragazzi. Io non so che cosa, cioè energie, non lo so, non me ne intendo, non lo so. L'unica cosa che so è che non è una cosa, secondo me, malevola, o comunque, perché non mi spaventa, cioè non se, allora un pochino ovviamente sì, perché cioè non è che sono lì, oh ok, questo rumore strano, vabbè, normale, no, però non, come dire, nell'altra casa quando succedevano queste cose avevo proprio paura, cioè proprio terrore, oserei quasi dire. Invece qua la cosa strana è che non mi sono spaventata, non ho sentito quel terrore, no, certo un po' di paura e dici porca miseria, però non mi sono spaventata come, cioè se qualcuno mi dicesse che mi succederà una roba del genere, penso, oh mio Dio, mi viene un infarto, minimo mi viene un infarto, e ci rimango lì secca e mi ritrovano lì morta nel letto. Invece sono riuscita ad addormentarmi, cioè non so come sia possibile, non so onestamente come sia possibile. Che poi stavo pensando ad una spiegazione logica, comunque ragazzi sto usando il correttore Cover Bomb di Wacom, sto pensando ad una spiegazione logica come questa bottiglietta possa aver fatto questo rumore, perché fosse stata una tazza, per dire, ho pensato, no? Una tazza con il tè caldo o una bevanda calda, può succedere che magari il calore faccia, come dire, un po', tra virgolette, espandere il bicchiere o la tazza di ceramica, qualsiasi cosa, e quindi magari un crack lo puoi sentire, non lo so, cioè sto cercando di dare la spiegazione più razionale possibile a questa cosa, però onestamente non ci sono riuscita, perché poi ho guardato la bottiglia, non c'era niente accanto. Il cavo della carica del cellulare non c'era neanche vicino, cioè non c'era niente che potesse toccare quella bottiglia, non c'era niente, né io, né i gatti, né nessuno di visibile. Che cosa vi devo dire? Cioè, è come se cercasse di attirare la mia attenzione e io cerco di restare, scettica, no? Di dire, boh, c'è una spiegazione, però onestamente io non sono riuscita a darmela la spiegazione, almeno veramente su alcune cose ci provo, adesso ditemi voi se vi è mai capitato, se è normale. L'acqua comunque era a temperatura ambiente, non era fredda né calda, e se può aiutarvi ad aiutarmi a dare una spiegazione a tutto ciò, la cipria che uso, ragazzi, è la Dior Skin Mineral Nude Matte, bella chiara, un ottimo colore per me questo, e quindi questa cosa, che poi è l'unica cosa che mi ha un po' sollevato, ho pensato, boh, almeno potrò raccontarlo a voi, perché onestamente non so chi mi crederebbe su queste cose, quindi per fortuna ci siete voi come un po' valvola di sfogo per questo, che mi date anche ottimi consigli. No, stavo controllando il colore, ma mi sembra tutto sommato abbastanza, perché la mia pelle si è schiarita in questa quarantena, non uscendo, non vedendo manco uno spiraglio di sole,
praticamente mi ritrovo la pelle ancora più chiara rispetto a prima, quindi decisamente, decisamente questa terra adesso vedo che è scura per me. Bene, quindi sono tipo 4 giorni che cerco di dare una spiegazione logica a questa cosa e onestamente non ci riesco, che poi non l'ho detto appunto a nessuno perché penso che mi prenderebbero tutti per matta, invece almeno voi mi capite e mi date consigli. Ma perché qui sembro marrone? Io non, cioè, veramente non riesco a capire. Adesso vediamo se la cipria su tutto il viso. No, vi giuro, cioè che strana sta cosa, oh. Qui sono, ho tipo una chiazza marrone, vabbè che da questa parte sono meno illuminata, perché le luci sono da questo, dal lato mio destro e vostro, mi sa che è sinistro, però non riesco a capire. Comunque, vabbè ragazzi, questa cosa non vedevo l'ora di dirvela. Il giorno dopo ci ho ripensato, nel momento stesso, poi sono andata a dormire e ok, e invece il giorno dopo ho pensato, oh mio Dio, cos'era? Perché non so, ci ho pensato di più, forse, cioè in quel momento ho sentito più che altro la sensazione che appunto non era negativa, non era, devo essere sincera, non era negativa. E poi il giorno dopo ho realizzato quello che era successo e mi sono un pochino spaventata. Però, non lo so, non lo so, non so che cosa pensare ragazzi, io qua a casa mia non ho mai avuto... Sto ancora cercando di capire perché qui sono così marrone, ma vabbè. E io in casa mia non ho mai avuto problemi di questo tipo in questa casa, quindi non so veramente che cosa sia successo nell'ultimo periodo. Non lo so, non lo so, non mi è chiaro. Terra uso quella di Fenty Beauty. Non è molto fredda in realtà come sottotono, ma non mi dispiace per dare un po' di colorito. E... ma non è neanche finita qua, non è finita qua. L'altro giorno, cos'era? Questo era il giorno dopo, 2 giorni dopo. Sa che era sabato. E sono praticamente con Gatto Denver, che gioco, davanti alla cucina praticamente, vicino al tavolo da pranzo, ok, per farvi capire. E praticamente a... 1,5 metri, 2 metri dai cassetti dove ho le posate, eccetera. Adesso capite perché vi sto dicendo questo. Allora, sono lì con Gatto Denver, c'era silenzio perché la TV era spenta, non avevo musica, non avevo niente in quel momento. E noi stiamo là, tutto ad un tratto, dal cassetto delle posate, sento rumore di posate, ma non è durato tanto, tipo, non lo so, un paio di secondi. Però vi giuro che erano 2 secondi infiniti. E la cosa strana è che subito Gatto Denver si è spaventato, si è messo lì e fissava il cassetto. E io pure. Ed ero là tipo, che cavolo... Allora, io posso capire se ho appena svuotato, che ne so, la lavastoviglie, no? Ho appena aperto il cassetto, posso capire, magari ho spostato qualcosa che poi chiudendolo si risposta e quindi è normale, cioè succede, ma non l'avevo toccato proprio quel cassetto, cioè non ero in cucina, non stavo facendo niente, non ho toccato il cassetto, non ho svuotato la lavastoviglie, non ho toccato le posate, quindi... cioè, forse... Oddio, forse per questo ci sarà una spiegazione logica, tipo che... non lo so, cioè che spiegazione logica può esserci, non lo so, ma magari le posate si muovono da sole, no. Cioè, io cerco di trovare una spiegazione, una roba. Terremoto non c'è stato perché vi giuro che ho persino controllato, quindi non so neanche su questo che cosa pensare. Questo vi devo dire che un pochino di più mi ha spaventato e ho visto che ha spaventato anche Gatto Denver. Un pochino di più mi sono un po'... sì, un po' spaventata, un po' inquietata perché è effettivamente strano. Quindi sto cercando veramente una spiegazione logica per queste cose, se vi è capitato o se pensate di avere una spiegazione almeno minimamente logica per queste cose, ditemelo, perché io onestamente sto pensando sempre di più che ci sia qualcosa in casa mia e non necessariamente appunto qualcosa di malevolo. Oh mio Dio, questo blush è super pigmentato, sto usando quello di Diego Della Palma e Frangipane Cheeks, molto carino questo con questi fiorellini. Riuscite anche a vedere le orecchie di Carol Denver. E io sto onestamente iniziando a pensare che ci sia qualcosa in casa mia, perché cosa, cioè,
cosa devo pensare con queste cose che mi succedono? Oppure può pure darsi che io prima, essendo spesso fuori casa, non me ne accorgessi e quindi ho iniziato ad accorgermene in questo periodo che sono a casa. Potrebbe pure darsi. Non lo so. Mi avete scritto in tanti: Nicole, guarda che le case hanno una loro anima, quindi non dire che te ne vuoi andare, eccetera. Quindi non so se queste cose siano vere oppure no, e vi giuro che nella mia follia mista a paura, mi sono messa anche a dire: qui la casa mi piace, la mia casetta, però non lo so, ragazzi, non lo so, veramente. Ormai è come se mi aspettassi che succederà qualcosa e quindi non... Un po' di blush sul naso. Non lo so, ragazzi, è come se ormai... Ah, come illuminante uso I'm Perfect Face Palette di Wycon. Bellissimo questo pack orroroso, ragazzi. E c'è appunto sia blush che illuminante. In questo caso uso solo l'illuminante. È come se mi aspettassi già che queste cose succedono. E quindi succede... Cioè, non so se me le sto attirando io, veramente. Però ormai... Non mi meraviglio più come le prime volte, non lo so, da quando è capitato, da quando sono capitate quelle voci nei video, è come se mi fossi fatta l'idea che qualcosa c'è. Magari sbaglio a reagire così, non lo so, però d'altra parte, ragazzi, cioè, non posso far finta che queste cose non accadano, cioè, come faccio? L'unica cosa che mi fa sentire meglio è che, secondo me, se c'è qualcosa non è una presenza malevola, perché altrimenti penso che mi sentirei spaventata, mi sentirei... Secondo voi sono più voluminose le labbra? Beh, che con questo colore non si vede, poi vedremo con il rossetto magari. Ma vado ad applicare un po' la matita nera lungo le ciglia, così mi fa un po' da base, poi la sfumiamo. Cioè, è come se ormai... Non lo so, io mi sia fatta l'idea che qualcosa c'è e quindi... Non lo so, quasi non mi meraviglio, cioè, stranissima sta cosa, stranissima. E comunque io continuo a sperare di non vedere niente, perché altrimenti veramente non so come reagirei, perché non mi è mai capitato e spero onestamente che non mi capiti. Ma che poi dall'altra parte dico: sì, boh, vabbè, Nicole, dai, cioè, smettila, perché veramente ti stai fasciando la testa tu e non aiuti niente, nessuno, così... Finisci solo per spaventarti e basta. Però, ragazzi, cioè, come vi dicevo poco fa, non posso far finta che queste cose non accadano, perché cioè, mi succedono e non ho una spiegazione logica. Se qualcuno ce l'ha, magari mi dà anche onestamente una mano, perché sarebbe un po' un bel respiro di sollievo, dire: ah, ok, però no, cioè, onestamente non trovo spiegazione. Però poi mi dico: Nicole, smettila, no? E magari non ci penso più e poi succede ancora qualcosa e poi dico: ok, Nicole, smettila, non ci penso più, e poi risuccede qualcosa e quindi non lo so. Questi erano i due avvenimenti allucinanti, ragazzi, allucinanti di questi ultimi giorni, che mi è dispiaciuto non filmare un vlog in quel giorno, perché altrimenti forse sarebbe successo in videocamera, che sarebbe stata la cosa migliore. Prendo la Rose Maniac di Wycon, che è questa palette bellissima, e vado ad usare, come si chiama, Intense, questo colore scuro, è un tipo un marrone molto scuro. Ragazzi, cambiamo argomento. Io mi auguro veramente che non ci siano voci o cose strane in questi video. Poi magari, se non ci credete in queste cose, dite: vabbè, Nicole, sei fuori di testa. Cioè, ma che cosa vi devo dire? Non so trovare una spiegazione a questi avvenimenti. Sono strani e non ci sono abituata, almeno non c'ero abituata in questa casa, perlomeno. Forse dovrei abituarmici. Io mi auguro che non sia... Cioè, se veramente qualcosa c'è, ecco, diciamola così, se veramente, nella remota possibilità, ok, che qualcosa ci sia, io spero vivamente che non segua me, ma che sia qui in casa. Per quanto riguarda questa cosa, sono in una confusione veramente totale, ok, questo sembra decisamente nero su di me, anche se nero non è.
Ma fa niente, tanto tra un po' sfumiamo. Gli smokey eye all'inizio sono sempre incasinatissimi. Ah, altro aggiornamento comunque, che non so come, ma molte di voi mi hanno scritto: Nicole, come la sensazione che lo stalker sia tornato? E cioè, molte, mi sono arrivati 2 o 3 messaggi che me lo dicevano, quindi non so se siete sensitive o cosa, siete sensitivi, però alcuni di voi ci hanno azzeccato e purtroppo mi è ricapitato 2 sere fa. Alle 10:38 di sera, perché ormai mi sto segnando tutto quanto. Alle 10:38 di sera, questo di nuovo ha ben pensato di venire sotto casa mia a suonare. E non si limita a suonare tipo drin. No, 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 si attacca proprio per bene al campanello. L'ultima volta addirittura ha suonato 3-4 volte, quindi proprio siamo fuori di testa. Alcuni mi hanno scritto che non è possibile che questa cosa accada, che devo smetterla di inventarmi le cose. Anche a me piacerebbe che non accadesse. E anche secondo me è impossibile che uno in quarantena se ne vada in giro a fare queste cose. Però purtroppo è quello che mi sta accadendo. E onestamente penso sempre di più che sia uno sciroccato totale, ma tipo una specie di maniaco. E perché penso? Alcune di voi mi hanno detto: Nicole, ma perché pensi automaticamente che sia uomo? Ma non lo so, perché 4 anni uno che si mette a fare queste cose, cioè io una donna non me la vedo, poi magari sbaglio, cioè non lo so, comunque sto prendendo il marroncino dalla Natural Matte di Too Faced, magari sbaglio, cioè magari una donna, però, cioè voi ve la vedete una donna? Oddio, sì, cioè perché no? Alla fine, certo, può essere anche una donna, però io ho come la sensazione più che sia un uomo tipo maniaco, perché sono 4 anni, ragazzi, 4 anni che inizia alle 9:40 fino a mezzanotte e mezza. Questi sono gli orari in cui lui si diverte a venire qua a suonarmi il campanello. E appunto io pensavo che in quarantena finalmente potrò tirare un sospiro di sollievo, ma no, ancora di più, perché da quando sono in quarantena, e cos'è ragazzi, più di un mese e mezzo, sono 3 volte che è venuto, cioè ma io veramente no, cioè ragioniamoci un attimo assieme, ma non hai una vita, non hai una cavolo di vita, non hai cioè un tuo scopo nella vita se non quello di venire a rompere le scatole a me? Cioè sei così fissato con me, trovati una fidanzata, fai qualcosa, non lo so, non lo so. Se ci penso mi arrabbio e basta, ragazzi, quindi perché è proprio una violazione della privacy allucinante questa. A parte che continuo a pensare, ma io quando me ne vado in Olanda, tu cosa fai? Cioè cioè sono 4 anni che vieni a rompermi le scatole, quindi poi quando vado in Olanda cosa fai? Sei disperato che piangi, che non puoi più farlo? Oppure forse si sta sfogando adesso perché sa che a breve non potrà più farlo? Io so solo che mi sono onestamente rotta le scatole di questa persona, di questa situazione. Alcuni di voi mi hanno detto: Nicole, sarà un tuo ex? No, perché capitava anche quando abitavo qua con il mio ex, quindi questo nemmeno può essere. Continuo sempre a sostenere che secondo me è un tassista, perché gli unici in questa zona di sera sono loro, quindi per me è un tassista. Poi magari mi sbaglio, ma questa è la sensazione che ho. Soprattutto dopo che mi è venuto in mente quell'episodio che vi avevo raccontato di quel pazzo che mi aveva portato appunto un giorno in taxi, che era onestamente aveva qualcosa che non andava, quella persona mi aveva spaventato non poco e quindi penso magari è lui. Non l'ho più rivisto, vi devo dire la verità. Secondo me questo ogni volta che si fa un turno notturno, comunque questo fondotinta non lo so, c'è qualcosa che non mi convince, o è troppo blush, o non lo so, troppo illuminante, c'è qualcosa che non mi convince. Comunque, sì, non mi è capitato di rivederlo, poi quel tassista lì, e addirittura mia mamma si è ricordata che questa persona era strana, perché ci siamo ricordate entrambe che quel giorno lei mi aveva accompagnato al taxi e lei scrupolosa, eccetera, guarda sempre all'interno del taxi prima di mandarmi via e si ricorda di questa persona che era effettivamente strana, ma va bene, avevo parlato nel vlog quindi non mi ripeto, comunque aveva proprio l'aria di un maniaco, ragazzi, cioè il modo in cui mi guardava mi ha fatto impressione più che altro. Comunque, cambiando argomento, ragazzi, vi farò sapere comunque gli sviluppi per quanto riguarda questo.
Voglio farvi sapere, beh, allora, prima vi dico per la casa in Olanda, non l'ho ancora bloccata perché sto aspettando che Demesa vada a vederla in modo da poter fare una videochiamata con lei e da avere un po' le sue sensazioni, perché purtroppo se non faccio così non riuscirò mai, mai, mai ad avere una casa se non la blocco intanto, perché lì se ne vanno in una maniera, cioè mettono l'annuncio, non lo so, lunedì, martedì hanno già 20 persone in fila, che è allucinante. Che tutti vogliono trasferirsi in sto periodo di quarantena, poi che vabbè, lì non è proprio quarantena, ma in ogni caso, pazzesco. Quindi, se tutto va bene, quella, ragazzi, sarà proprio la casetta che sceglierò. Quindi sono molto molto contenta in realtà, perché ho già in mente bene bene come sistemarla. C'è tanto 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 spazio, perché appunto sono 130 metri quadri la casa, più il giardino, il garage, sono tipo 300 tutto assieme, boh, vabbè, quindi fantastico e sono molto 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 contenta, perché devo avere tanto spazio, altrimenti le mie cose non ci stanno. Voglio la stanza per gli ospiti, voglio la cabina armadio, mi rendo conto che sono tanti voglio, ma questo è quello che desidero e quindi sto facendo di tutto per accaparrarmi questa casa. Ah no, ragazzi, vi giuro, io non filmo vlog per 3 giorni, non so quanto, e succede di tutto. L'altro giorno mi sveglio e ricevo una mail in inglese. È pulito questo? Sì, ok. E ricevo una mail in inglese e dove mi dicono che conoscono la mia password e la conoscevano davvero, quindi mi ha fatto molto preoccupare questa cosa. Ma il testo dopo era cioè, allora, se fossi stata un uomo che queste cose le fa, probabilmente mi sarei spaventata, ma visto che hanno sbagliato proprio persone, evidentemente sti idioti, allora c'era scritto che praticamente loro hanno la mia password e che se non gli mando non mi ricordo quanti soldi in Bitcoin, avrebbero divulgato dei video miei che faccio delle cose che non si può menzionare per la demonetizzazione davanti al computer, che loro hanno registrato, ma visto che hanno proprio, cioè, sbagliato persona, perché io non sono un uomo pervertito, quindi, che tra l'altro ho pure l'adesivino lì, il coso sulla videocamera, ma in ogni caso, e mi hanno praticamente ricattato così. Allora io, l'unica cosa che ho fatto è stata naturalmente cambiare la password e tanti saluti, no? Quindi non mi sono preoccupata, però ho pensato, cavolo, se fossi veramente un uomo, no? Che queste cose le fa, cavolo, cioè, veramente mi prenderebbe una specie di infarto. Quindi è bruttissima questa cosa, ma veramente, veramente bruttissima. Poi ho chiesto a Demelza, che lei sa tutto di queste cose, di computer, di mail, phishing, roba del genere, non so manco come si dice. Comunque, lei sa tutto. E quando ho dubbi sulle cose di computer e queste cose qua, chiedo sempre a lei. E mi ha detto, guarda, Nicole, è normalissimo, ne mandano tantissime di mail del genere. Sono riusciti, evidentemente, a prendersi la tua password da chissà quale sito che non era ben protetto, cambiala e basta. E quindi questo è quello che ho fatto. Poi non so se effettivamente mi hanno più scritto o no, non ho neanche controllato, che tra l'altro l'email mi era finita pure nello spam, quindi probabilmente già molta gente gli ha segnalato questa mail come spam, per questo è finita nello spam anche a me, presumo. Comunque molto molto strana barra assurda, perché al momento, quando ho visto la mail con la mia password, ho detto, oh mio Dio, hanno messo la password come oggetto della mail, quindi mi è preso un po' un infartino, però è comunque una password che io non uso per cose serie, quindi mi sono detta, boh, sarà tipo un sito dove ho fatto shopping, una roba del, non lo so. E quindi allucinante, veramente, veramente allucinante. Una mail lunghissima di ricatto, e poi c'era scritto: e non provare a chiamare la polizia perché tanto ti becco e manderò questo video di te a tutta la tua rubrica se non mi mandi questi soldi. E comunque sappi che nel momento in cui tu clicchi su questa mail, io lo so che tu l'hai aperta, quindi non cercare di fare il furbo. Cioè, ragazzi, robe veramente allucinanti, ma c'è gente che purtroppo ci casca, ma mi sa che ne avevo sentito parlare alle Iene di una cosa del genere. E penso appunto che se si fosse trattato veramente di un uomo che queste cose, cioè, le fa, che manco, insomma, non c'è niente di male, insomma, ognuno fa quello che vuole, cavolo,
cavolo, è veramente veramente brutto, perché poi tu hai paura che addirittura c'era scritto e poi i tuoi amici, i tuoi parenti non riuscirai mai più a guardarli in faccia, quindi mandami questi soldi il prima possibile. Io ero, cioè, allibita, ragazzi, allibita. Allora, torniamo al trucco, ragazzi, che altrimenti mi perdo in chiacchiere. Questo vado a stendere l'eyeliner, il Black Ink di Sephora. Mio Dio, ragazzi, mio Dio, ma volete sapere qual è la cosa più assurda di tutte? E io vi giuro che non mi sto inventando niente, vi giuro, cioè, non so come, ve lo giuro e stragiuro. Altra cosa che è capitata, sempre nello stesso giorno in cui ho ricevuto questa mail, sono a fuoco, controllavo, sì, mi arriva un avviso sul computer fisso, in cui, cioè il portatile è l'unico computer che ho, mi arriva questa mail sul computer che mi dice, no una mail, un avviso con la mappa di una zona in Cina, e c'è scritto, qualcuno sta cercando di accedere al tuo Apple ID da un paese, non so come si chiamasse, dalla Cina. Vuoi, cioè, acconsenti? E io no. Il bello è che già mi era capitata questa cosa una settimana fa e non ci avevo dato peso, e mi è ricapitata, quindi ho ricambiato la password, ho controllato gli accessi e tutto e nessuno è riuscito ad accedere, quindi evidentemente ci stavano soltanto provando. Ma veramente, veramente allucinante questa cosa, allucinante, quindi ho dovuto ricambiare password. Non riesco a capire chi dalla Cina voglia accedere al mio Apple ID o per quale motivo. Evidentemente accedendo all'Apple ID possono accedere ai tuoi dati, magari tanti dati personali, non lo so, non lo so. Io comunque ho cambiato subito password, però cioè, boh, per dalla Cina, poi come che ti trovano? Come fanno a puntare me piuttosto che un'altra persona, oppure lo fanno a caso e se ci riescono ci riescono, cioè provano password a caso? Questo non riesco a capire, perché cioè se io mi fossi collegata dalla Cina, no, magari a qualche wifi pubblico, allora lì cioè potrei capire, dico boh ok, mi sono collegata a un wifi pubblico, è capitato, che già mi era capitato quando sono stata alle Maldive, ma penso sia successo quando ero a Dubai in aeroporto, che mi sono connessa alla rete wifi pubblica, che ovviamente non era una rete sicura pubblica, ma era di qualcuno che appunto voleva fregarmi, e anche lì avevano tentato di accedere al mio Apple ID, e se non sbaglio era risultato sempre come luogo Cina, molto strano poi, e... O è la stessa persona che continua a riprovarci, non lo so, non lo so. Comunque ho dovuto ricambiare password e mi sembra il tutto abbastanza allucinante. Tra questi mail e quest'altra cosa ho pensato, mio Dio, ma cos'è? Cioè, cosa vogliono? Però, ok, per questo devo dire sono tranquilla, perché comunque ho cambiato password, controllo gli accessi, non c'è assolutamente nulla. Gatta! Gatta Stellina! Gatta Stellina ogni tanto lo fa, va dall'altra parte della casa, nonostante la porta qui sia aperta, può venire, va dall'altra parte della casa e grida, non chiedetemi perché, lo fanno anche i vostri gatti? Oh, Denver, boh vabbè, Denver grida tutto il giorno, quindi come si fa a dire se lo fa o no, ma Audrey, che è sempre silenziosa, ogni tanto prende e fa così, va dall'altra parte e fa questi miau, wow, wow, fortissimi, wow. A volte lo fa anche la mattina quando ancora dormo. Cosa che non apprezzo particolarmente, come potrete immaginare. Adesso vado ad applicare la matita, questa è la NYX Metallic Eyeliner. Ha in realtà dei glitterini, è molto molto scrivente, mi piace questa matita. Ok, non fateci caso, mi lacrimeranno gli occhi sicuro. Anche perché non so più quanti secoli siano passati dall'ultima volta, ragazzi, che io ho applicato la matita nera. Comunque, un'altra cosa molto interessante, un argomento che hanno portato alcuni di voi, è la paralisi del sonno. E mi avete scritto che ad alcuni di voi capita, e io sono molto affascinata dalla paralisi del sonno, ho letto molto su internet a riguardo, c'è naturalmente la... una parte di persone che dice è una cosa che ha a che fare naturalmente col paranormale, c'è invece chi dice che sia un praticamente una fase, cioè visto che questa cosa succede in una fase di dormiveglia, dicono semplicemente gli esperti che
tu quando ti stai per svegliare, cosa succede? Invece che avere il tuo corpo e il tuo cervello che si riattivano nello stesso momento, ad alcuni succede che il cervello si attivi, quindi sia sveglio, ma il corpo ancora no. E deve essere una cosa bruttissima, veramente, veramente bruttissima. Ed è stato provato che chi sperimenta questo, allora intanto ragazzi, sono passate 2 settimane dal rush lift, quindi devo rifarlo, anche se ancora tengono bene, ma non sono più sparate in su, quindi vado a usare il piegaciglia. E quindi ci sono appunto gli esperti, diciamo, di sonno, eccetera, che dicono no. No, si tratta di appunto questa fase in cui il tuo corpo ancora non si è risvegliato, ma il tuo cervello sì, e quindi tu devi semplicemente aspettare che il tuo corpo si svegli, no? E quindi, ok, questa sarebbe la spiegazione scientifica, però è stato dimostrato perché succede a tutti quelli che hanno questa esperienza di paralisi del sonno. E è stato comunque provato che chi ha queste esperienze vede delle cose abbastanza strane e inquietanti, tipo presenze, ombre, mostri e cose del genere. E appunto, comunque, diciamo, gli studiosi, eccetera, giustificano il tutto perché, ovviamente, essendo in una fase ancora di dormiveglia, vedi delle cose che in realtà non ci sono, però. Se invece non crediamo alla versione della scienza, ma crediamo che ci sia qualcosa di effettivamente paranormale in ciò, perché se ci pensate, devo aggiungere un po' di correttore, ragazzi, perché mi vedo quest'ombra bruttissima, devo assolutamente sistemare queste luci e puntarle anche dall'altro lato. Comunque. Dicono appunto che questa sia la spiegazione scientifica, però se noi andiamo a pensare un po' alla spiegazione non scientifica, cioè pensiamo invece ad una cosa più ancora inspiegabile, diciamo così, fa abbastanza impressione il tutto e vi dico, me la sono studiata molto. Comunque, questo è il Wonderfully Real di Rimmel London. Vado a provarlo per la prima volta oggi. Comunque, chi vive questa esperienza la descrive come una delle cose più terrificanti che abbiano mai provato nella vita. È molto, molto spaventosa, cioè una delle esperienze più brutte che si possano avere. E ci credo che sia terribile, ma veramente deve essere una cosa. Ragazzi, se avete avuto delle esperienze del genere di paralisi del sonno, fatemelo sapere. Scrivetemi che cosa vedete, che cosa provate in quei momenti e come fate ad uscirne, perché so che alcuni hanno bisogno di stare accanto a qualcuno in modo da svegliarli. Se appunto stanno vedendo queste cose perché è troppo 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 terrificante. Quindi è molto interessante per me tutto ciò, vi dico. Quindi vorrei sapere se vi capita. A me è successo una volta, ma non posso sicuramente parlare di paralisi del sonno, ma mi è successo di svegliarmi e mi ricordo era prima di trasferirmi ad Amsterdam, quindi parecchi anni fa. Mi sono svegliata e il mio corpo non si muoveva, ma è durato solo pochissimi secondi, forse 2 secondi, ragazzi, proprio poco, 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 però effettivamente è stato molto. Cioè, ho avuto paura, ecco, non è stata una bella sensazione, ecco, questo sicuramente, perché mi sembrava di essere come rinchiusa nel mio corpo, quando invece la mia mente era perfettamente sveglia. E quindi non deve essere una bella sensazione, premetto che io non ho visto assolutamente nulla di strano, niente, quindi non saprei proprio dirvi se quello che mi è successo era effettivamente l'inizio di una paralisi del sonno oppure no, però se avete avuto veramente queste esperienze e volete condividerle con me mi farebbe molto piacere, lo sapete, sono molto interessata a queste cose, quindi scrivetemelo e fatemi sapere, anche perché secondo me scrivendolo nei commenti poi gli altri sanno che succede anche a noi e si sentono meno soli, quindi secondo me è una bella cosa poter condividere queste esperienze.
Vi dirò che non mi sembra niente male questo mascara, il mio preferito del periodo rimane quello di Flormar, però non mi sembra niente male. Quello che non mi piace decisamente è il fondotinta. Questo fondotinta è troppo, troppo idratante per me, me lo vedo proprio pastoso addosso, ma sicuramente è un ottimo fondotinta se avete la pelle secca, questo decisamente sì. Per me rimarrò sulla versione opaca del Hello Happy, quello con la confezione rettangolare, questo. Però se avete la pelle secca sicuramente è un ottimo fondotinta, perché me la sento molto, non lo so, come avere su una crema, quindi ottimo per quanto riguarda appunto l'idratazione, ma non per me, mi fa troppo effetto maschera, non mi piace. Comunque, matita sopracciglia, questa sarà la 752esima che finisco di Diego Della Palma. E, però ragazzi, se vi devo dire la mia sulla paralisi del sonno, io lo sapete, nel paranormale ci credo, non l'ho mai nascosto, ho i miei motivi per crederci e quindi sono convinta che ci sia un mondo oltre a quello che conosciamo noi, un mondo, ma cioè, che poi penso, ma chi è che fa video di make up e parla di robe paranormale? Solo io, comunque. E io credo che esista, tutto sommato, io sono sicura che ci sia un mondo oltre a quello che viviamo noi, un universo parallelo, un mondo dall'altro lato, e quindi sono sicura che ci sia, e non credo che nemmeno la paralisi del sonno sia una cosa tanto spiegabile scientificamente, che penso onestamente che qualcosa di paranormale in questo ci sia, e soprattutto dopo aver letto tante storie, esperienze di persone, adesso spero che vorrete condividere anche le vostre esperienze, perché già un paio di ragazzi mi hanno scritto ed è molto molto interessante, e, però appunto ascoltando le esperienze di chi queste cose le vive, secondo me non può che esserci una spiegazione sotto di qualcosa che noi non possiamo capire, qualcosa che non possiamo perlomeno adesso comprendere, perché poi, se vi devo dire la verità, secondo me la scienza, prima o dopo, riuscirà a capire, riuscirà a spiegare determinate cose, però includendo il fatto che ci sia anche una dimensione che noi non possiamo vedere, e quindi secondo me qualcosa, ragazzi, c'è, qualcosa c'è, e non, ed è per questo che mi affascinano tantissimo queste cose, perché cioè, vedete come sono lucida? Incredibile, ragazzi, secondo me appunto qualcosa c'è, e non è qualcosa che la scienza per il momento riesce a spiegare, magari ci riuscirà più avanti quando prenderanno in considerazione appunto che non esiste solo quello che noi riusciamo a vedere, e quindi sì, insomma, non necessariamente tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, naturalmente. Io sono profondamente convinta che appunto queste cose esistano davvero, quindi sono molto appunto affascinata, e da un lato a volte dico che peccato non sperimentare, non averle provate determinate cose, poi invece quando so che si tratta di cose molto terrificanti, penso ok, meglio così, però sono comunque lì che mi informo, che leggo le esperienze. È da un po' che non vado su un sito che frequentavo molto molto spesso, Your Ghost Stories, c'erano un sacco di storie molto interessanti. L'unica pecca per quanto riguarda appunto il paranormale online è che molta gente si approfitta per, diciamo, per inventarsi delle storie, quindi non si sa mai a cosa credere e a cosa no, ma diciamo che alcune volte si riesce a capire che la persona è onestamente, insomma, quello che sta raccontando è quello che sta raccontando in modo onesto e sincero, quindi è molto, sì, per me è molto intrigante questo mondo, e mi interessa tantissimo sapere se avete avuto esperienze appunto per quanto riguarda la paralisi del sonno o comunque altre esperienze paranormali. Mi interessa tantissimo, poi mi leggo tutte le vostre storie la sera prima di andare a dormire, che forse dovrei smetterla di farlo, così magari non mi spavento.
E poi ragazzi, a questo punto, rossetto, questo è di Banana Beauty. Come sapete, Banana Beauty è un brand con cui ho iniziato a lavorare da poco. E questo era il rossetto che indossavo nel video come non cucinare con Nicole il tiramisù alle fragole. Ho ricevuto un sacco di domande, ma ve ne avevo parlato su Instagram di questo prodotto. Ed è il loro liquid, cioè rossetto liquido opaco, colore Soul Sista, con la A, Soul Sista. Comunque vi do il codice sconto che vi ho dato anche su Instagram se lo volete acquistare. Il codice sconto è Nicole40, magari ve lo metto in sovrimpressione, e lo potete ottenere acquistando con una spesa minima di 35 euro. Quindi se vi piace ragazzi, questi rossetti opachi sono pazzeschi, e appunto con il mio codice avete il 40% di sconto se spendete almeno 35 euro. Sì, stavo controllando perché non voglio darvi informazioni errate. Dateci un'occhiata ragazzi a questi rossetti, in particolare a questo brand, perché è un brand nuovo ma che sta spopolando ragazzi, perché hanno veramente dei prodotti pazzeschi. Dateci un'occhiata e approfittate di questo codice sconto, perché non so quando ne avrò un altro e soprattutto non so se sarà altrettanto succulento come questo, perché il 40%... non è poco, e poi la spesa minima è solo di 35 euro. Mi sono appena resa conto che le mie extension si vedevano durante tutto il video, ragazzi, ma lo sapete che per quanto riguarda i capelli la situazione è alquanto tragica. E non mi resta che andare a fissare il trucco con Hangover 3-in-1. Oggi uso quello classico di Too Faced. Alright, e adesso sono pronta per il mio appuntamento molto importante in soggiorno con i gatti, e vado a ordinare la pizza. Cioè veramente, che tristezza ragazzi. Ok, sistemiamo i capelli. E questo ragazzi è il nostro look completo. Trucco e poi pigiama, tuta, vabbè, quarantena life. Quindi ragazzi, io vi mando un bacio grandissimo. La mia videocamera si sta per spegnere. Vi mando un bacio grandissimo. Fatemi sapere se vi piacciono questi video, magari anche se dedicati al make up, però comunque chiacchiericci, un po' come un mukbang o come un vlog. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like e attivate la campanella, non vi dimenticate. Venite qua che vi abbraccio forte. Oh, Garrone si è svegliato pure lui. Venite qua, abbraccio forte 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 forte, che vi voglio bene. Scrivetemi come state. Ok, ecco, sono a fuoco. Scrivetemi come state, che ci tengo a voi. Voglio, spero che stiate bene ragazzi, vi penso tanto in questo periodo. So che ci sono molte persone in difficoltà e ricevo i vostri messaggi, e so che non è un periodo facile per nessuno, ma per alcuni è meno facile degli altri. Quindi voglio farvi sapere che vi sono vicina. Bacio grandissimo, ci vediamo sempre domani 17:30. Ciao.